Ben ritrovati, e in questa occasione noi di doppiatoriitaliani.com andiamo ad incontrare un'altra delle voci del doppiaggio italiano, ma non solo, e stiamo parlando del maestro Sergio Fiorentini. Buonasera. Grazie Buonasera, per il ciao. tempo che ci dedica. E, naturalmente un attore come lei di una certa esperienza è difficile poter scegliere l'una o l'altra domanda con cui cominciare, però dato che comunque anche lei si occupa da sempre sia di doppiaggio ma anche di teatro, cinema, io mi verrebbe da chiederle per cominciare qual è tra questi settori dello spettacolo in cui ha avvertito magari un maggiore feeling o comunque nel quale si è, non so, ha trovato magari un rapporto particolare da subito. Ma il doppiaggio mi è stato di grande aiuto e di grande insegnamento, perché l'ho fatto per anni. Per quanto riguarda l'attività dell'attore, naturalmente preferisco fare il teatro, perché l'ho cominciato a fare da bambino e questa è una passione che mi è rimasta. E tuttora, quando mi capita, accetto, diciamo, delle proposte teatrali. Anche il cinema, naturalmente, è interessante, ma in un altro modo. Per quanto riguarda, ad esempio, l'attribuire la voce di un doppiatore ad un attore, tendenzialmente è sempre quella, nell'arco degli anni, durante la carriera dell'attore in video. Secondo lei è qualcosa di giusto, corretto, oppure secondo altri suoi colleghi invece no, bisognerebbe, cambiare di volta in volta, che non sia sempre legata ad un solo doppiatore? Beh, per andare incontro ai gusti del pubblico sarebbe bene che la voce rimanesse per molti anni quella, la stessa, perché alla fine il pubblico si affeziona anche alla voce, no? E quindi ci tiene a sentire sempre la stessa voce. Ciò non toglie che magari la voce potrebbe invecchiare nel tempo e quindi è necessario cambiarla. Diciamo che un attore americano ci tenga a non essere invecchiato, chiede di essere doppiato con una voce più giovanile, se no si mantiene quella. Secondo lei è una buona cosa il fatto di prendere in italiano una voce che sia come suono, se più possibile necessariamente come l'originale, o sono due cose che non viaggiano necessariamente sullo stesso binario? Non è indispensabile. La cosa più indispensabile è che il doppiatore sappia in qualche modo adeguarsi a quel tipo di interpretazione. Se poi la voce è dissimile, ha poca importanza o ha un'importanza relativa. Se certo anche la voce del doppiatore combacia con la voce dell'attore, è ottimo, però deve essere soprattutto l'interpretazione che deve essere verosimile a quella dell'attore. C'è chi magari pensa che può essere utile la colonna separata, chi invece ritiene che possa essere deleterio per la qualità e non ci si trova. Ma con i mezzi che ci sono adesso è indifferente, anche fare la colonna separata, comunque le voci si sentono poi insieme, quindi il direttore può avere la possibilità di sentire anche le altre voci che già sono state registrate e quindi può uniformare, i toni, i volumi, e quindi no, non c'è differenza. Una volta era impossibile fare questo perché bisognava registrare tutti insieme. Perché tutti quanti insieme ci dovevamo un po' intonare, ecco, bisognava intonarsi l'uno all'altro. Adesso no, adesso si preferisce fare le colonne separate perché è più veloce il lavoro, diventa più veloce e quindi si va incontro a quelle che sono le necessità della produzione che non vuole spendere molto, insomma. Come trova il fatto della presenza sempre più vicina alla regia del doppiaggio dei supervisor? È qualcosa che potrebbe intralciare magari un controllo tanto diretto da parte della parte straniera, diciamo, della lavorazione del film, o può essere una buona cosa? Una volta si dava molta fiducia al direttore e quindi non c'era bisogno dei supervisor. Invece adesso cercano di entrare direttamente per decidere, per scegliere, per criticare, per far rifare.
ma credo che non c'è motivo che ci sia. Un altro punto che potrebbe essere un po' controverso, perché riguarda magari i diritti del film, quando arrivano in Italia per il doppiaggio, il fatto soprattutto per i grandi titoli della copertura, insomma, del nero, dello sfondo nero, talvolta addirittura, come è successo per Il Signore degli Anelli, permettono la visione, no? Soltanto delle labbra o del volto dell'attore. E c'è chi, insomma, esprime ovviamente un certo disagio nel lavorare in questo modo, però dicono: beh, sai, per il discorso dei diritti d'autore dobbiamo proteggere il lavoro e non è possibile diversamente. Trovo che sia un sistema barbaro, è un sistema barbaro perché il doppiatore deve vedere un po' tutta la faccia, l'uomo, l'essere, l'attore che si muove, respirare con lui, quindi vivere la scena nella sua completezza, non può recitare sulle labbra e basta, diventa una limitazione di interpretazione, questo non è positivo. E per quanto riguarda il fatto, ad esempio, che oggi, mentre una volta c'era la visione anche nella sala di proiezione dello studio del film e si discuteva sui personaggi prima dell'incisione e si imparava a conoscerli meglio, adesso spesso e volentieri si entra in sala e non si sa cosa si va a fare, oppure c'è il direttore che spiega qualcosina a grandi linee. Però oppure qualcun altro che dice: no, tu devi, quello che ti dico di fare lo devi fare, ti deve star bene così anche se non sai di che si parla, devi andare lì e essere bravo a improvvisare. Di questo approccio cosa se ne può dire? Non è la cosa migliore da fare, ma ormai è subentrato perché è sempre per un motivo di risparmio. Alla produzione sarebbe costata una sala in più da affittare per fare la proiezione e quindi l'hanno eliminato questo fatto. Ma una volta si vedeva il film per intero, gli attori erano invitati a vedere tutto il film e naturalmente. Poi dopo, nel momento di registrare, ci si sentiva avvantaggiati da questo, perché già conoscevi nell'insieme quello che andavi a fare. E così, basandosi solamente sull'indicazione del direttore, a parte che poi può essere anche discutibile l'accontentare il direttore, ma fare anche di testa sua, insomma, metterci qualcosa di suo. Quindi non è positivo.